Non sono, vi dichiaro, non soddisfatto della risposta dell'interpellanza e coglierò l'occasione anche in altre sedi di poter riportare l'attenzione sul problema e cercare di risolvere questa annosa situazione. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3, 1947, dei deputati Mognato ed altri, e numero 3, 1952, dei deputati Rostellato ed altri, concernente iniziative in relazione al recupero degli sgravi contributivi riconosciuti alle imprese operanti nelle aree di Venezia e Chioggia, alla luce della procedura di infrazione attivata in sede europea per violazione della normativa sugli aiuti di Stato. Le interrogazioni, vertendo sullo stesso argomento, verranno svolte congiuntamente. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sandro Gozi, ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Grazie Presidente, io ringrazio gli onorevoli Rostellato e Mognato. Quello di Venezia e Chioggia è certamente uno dei casi che noi non avremmo voluto ereditare e uno dei casi che vogliamo che nel nostro modo nuovo di fare politica europea e anche di gestire il contenzioso degli aiuti di Stato non accada in futuro. E del resto anche per questo abbiamo appena siglato con la Commissione, con la Commissaria Vestager, un nuovo partenariato per evitare che le imprese poi debbano essere poi le principali destinatarie dei danni che possono derivare da una conduzione non diciamo perfettamente efficace del contenzioso sugli aiuti di Stato. È un esempio di ciò che non va fatto e di cui il governo italiano non vuole più fare e sono dei nodi che, come gli interroganti sanno bene, sono venuti al pettine e abbiamo dovuto noi districare. E con la pronuncia del 17 settembre 2015 l'Italia è stata condannata in via definitiva, un contenzioso che risale alla fine degli anni 90. La Corte di Giustizia ha statuito che la Repubblica Italiana, non avendo dato esecuzione alla sentenza del 6 ottobre 2011, io ricordo bene le date perché spiegano bene come sia stata irresponsabilmente trascurato questo tema e quindi essendo venuta meno l'Italia all'obbligo del recupero degli aiuti di Stato concessi alle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, l'Italia è condannata a pagare. Nello specifico la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie, 30 milioni di euro a titolo di sanzione forfettaria e 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza. Ricordo che la sentenza è del 2011. Non abbiamo margini in base allo stesso Trattato di Lisbona e dobbiamo dare esecuzione alla sentenza. E vi ricordo che in questo caso non può essere lo Stato a pagare, altrimenti apriremmo un nuovo caso di aiuti di Stato. Al riguardo, il paragrafo 61 della sentenza chiarisce che per dare esecuzione alla sentenza lo Stato ha due strade: quella del recupero, per cui l'impresa restituisce l'aiuto, o quello della liquidazione giudiziale dell'impresa, per cui l'impresa viene posta in liquidazione giudiziale, appunto. E ad oggi, sulla base della prima opzione, è in corso l'esecuzione della sentenza. Abbiamo già provveduto, gli interroganti lo sanno bene, al pagamento della forma forfettaria della sentenza di condanna, quindi resta da completare l'esecuzione del recupero degli aiuti, sia per la parte capitale che per la parte degli interessi. Per quanto concerne il recupero della sorte capitale dagli aiuti, siamo già a buon punto. Resta invece da definire la questione relativa agli interessi, sui quali io stesso ho più volte parlato con i rappresentanti territoriali delle varie categorie delle imprese interessate. Finora siamo rimasti fermi sulla questione degli interessi per delle ragioni che si stanno rivelando, anche grazie ai lavori del Parlamento, valide, perché vi sono varie opzioni sul tavolo legate ai vari metodi ipotizzabili. Il Consiglio di Stato si è riservato ogni decisione in merito, rinviando ad una successiva udienza, per la quale tuttavia non è ancora intervenuto il provvedimento di fissazione. Nel frattempo, però, il Parlamento ha approvato, in Commissione Lavoro della Camera, in sede legislativa, il DDL emendato in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio nel triennio dal 1995 al 1997 in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, prevedendo che vengano applicati gli interessi semplici. E il provvedimento passerà ora al Senato. E il governo è
pienamente d'accordo sul fatto che occorra applicare gli interessi semplici e ritiene che questa interpretazione sia pienamente coerente con la sentenza della Corte di Giustizia del 3 settembre 2015. Come del resto in via informale abbiamo già avuto modo, come governo italiano, di fare sapere alla Commissione europea, con la quale c'è un dialogo e un negoziato continuo ovviamente su questo come sugli altri casi di aiuto di Stato. Ora, dirimente sarà senz'altro la pronuncia del Consiglio di Stato, una volta ottenuta la quale occorrerà procedere celermente al recupero. Venendo poi ai rilievi presentati dall'interrogazione dell'onorevole Mognato, la questione dell'imputazione dell'aiuto alle cooperative nel loro complesso o invece alle singole imprese associate è stata decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza del 16 giugno 2015. Il Consiglio di Stato ha ricostruito il rapporto giuridico tra le società cooperative e le singole imprese associate, nel senso che le cooperative e non le singole imprese associate, secondo il Consiglio di Stato, devono essere considerate come le beneficiarie effettive degli aiuti. E quindi tale ricostruzione non può comportare l'applicazione dell'esenzione de minimis alle cooperative della pesca. E anche questo avevamo discusso sia voi parlamentari che noi e sottoscritto come membro del governo con i rappresentanti della categoria, ma nel frattempo è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato. Dal che ne deriva che le autorità italiane sono tenute a recuperare gli aiuti di cui hanno beneficiato le cooperative della pesca. Quanto alla richiesta di derogare agli obblighi derivanti alla giurisprudenza cosiddetta Dagendorf, al fine di consentire nuovi interventi pubblici a favore delle imprese lagunari senza incorrere nei limiti imposti dalla normativa UE, non può essere considerata una ipotesi percorribile, perché ricordo che la stessa Commissione europea, oltre aver rispettato pienamente, come non poteva fare altro, il principio Dagendorf elaborato dalla Corte di Giustizia nelle norme che regolano la materia degli aiuti di Stato, ha altresì fatto applicazione dello stesso principio su uno dei punti qualificanti del piano d'azione aiuti di Stato che è collegato al nuovo accordo di partenariato per i fondi strutturali del periodo 2014-2020, sottoscritto dal nostro Paese il 29 ottobre 2014, proprio appunto per l'impiego dei fondi strutturali nel nuovo ciclo. E ne consegue che disattendere l'applicazione del principio in previsione di nuovi interventi a sostegno delle imprese lagunari tenute alla restituzione determinerebbe una nuova fase contenziosa con riguardo a tali nuovi interventi che metterebbe a rischio, perché c'è una condizionalità esplicitamente affermata, la possibilità per il nostro Paese di ricorrere alle risorse dei fondi strutturali. Quindi la via di disattendere il principio Dagendorf non è percorribile. Grazie Presidente. Grazie. Il deputato Mognato ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio il sottosegretario per la risposta e posso considerarmi soddisfatto. Lei giustamente richiamava la necessità di evitare che si ripeta una situazione di questo tipo, perché non si può lavorare così e quindi noi dobbiamo in tutti i modi mettere le imprese e chi usufruisce naturalmente di finanziamenti di non dover poi rincorrere e essere sottoposti a penalità. Il lavoro che lei ha fatto insieme ad altri componenti del governo è stato apprezzato, lo apprezziamo come parlamentari, ma non l'ha apprezzato sicuramente anche il mondo delle imprese, perché è evidente che la soluzione che si è lavorato in Parlamento, che lei citava, approvato